Bella a tutti i miei slime, Squial, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di Nardo Wick, uno dei nomi più caldi della scena americana, nonché uno degli emergenti anche più interessanti usciti quest'anno. Come sempre, prima di cominciare, se vi sta piacendo questo format vi invito sin da subito a lasciare un mi piace, un commento e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale. Nardo Wick, all'anagrafe Horace Bernard Walls III, è nato il 30 dicembre 2001 a Jacksonville in Florida. La sua famiglia ha origini africane e per quanto riguarda la loro fede sono cristiani. Il suo compleanno di conseguenza è proprio tra pochi giorni, ma tralasciando questo è l'ennesimo rapper fresco uscito dalla Florida e io ci godo un sacco. E almeno da tutto l'anno scorso che dico che Jacksonville sarebbe stata la nuova scena ad andare up e così sta succedendo. Però a differenza di molti suoi colleghi, e giusto per citarne qualcuno, Hot Boy, Fulio, D. Watkins e tanti altri, lui fa una roba leggermente diversa. Strizza l'occhio più alla scena trap di Atlanta e se dovessi proprio paragonarlo con qualcuno di big, di mainstream che tutti conosciamo, vi direi che mi ricorda molto il 21 Savage dei primi tempi. Non è proprio la stessa roba, ma secondo me è il rapper che si avvicina di più. Non ci sono tantissime notizie sulla sua vita, ha solo 20 anni e non è che ci sia così tanto poi da dire, però qualcosina sono riuscito a trovarla. Si diploma in una scuola superiore, sempre lì in Florida, e a quanto pare è proprio durante questo periodo delle scuole superiori che inizia a scrivere i primi pezzi. Lui stesso si definisce un ragazzo timido e in generale silenzioso, insomma, il ragazzo che in classe sta in disparte per tutte le ore di lezione, e proprio nel periodo scolastico, tra l'altro, sua madre si ritrova a scontare una pena di 5 anni in un carcere statale. Il suo nome d'arte è un mix tra il suo soprannome Nardo e la parola Wicked, che tradotta significa malvagio, malefico, e questo devo dire che anche viene rispecchiato proprio nella sua musica. Inizia a rilasciare la sua musica nel 2020 e non servono poi così tanti singoli prima che il suo nome venga messo sotto i riflettori. Ecco quindi Lolly, Came Up e Slide, e delle ultime due verranno anche girati dei video che tuttora sono online su YouTube. Prima piccola curiosità, suo padre è stato, specialmente all'inizio, il suo ingegnere del suono, quindi colui che mixava e dava quel tocco finale a tutti i pezzi che registrava. Poi ad inizio 2021 ecco finalmente Who Won't Smoke, la canzone che farà decollare a tutti gli effetti Nardo Wick. Anche di questo esce un video su YouTube, ad oggi ha circa 25 milioni di views, e riguardo questo c'è un piccolo fun fact. A quanto pare è stato girato due volte perché nelle prime riprese c'erano troppe armi e di conseguenza il video non poteva essere sponsorizzato su YouTube perché appunto violava le regole della community. A dirlo è stato lo stesso rapper in un'intervista e nel caso in cui foste interessati vi lascio il link in descrizione. Seguono ancora altri svariati singoli, giusto per citarne qualcuno, I Declare War, soundtrack anche del film Judah and the Black Messiah, è proprio il nome del singolo, Knock Knock e Pull Up. Durante quest'anno firma anche un contratto discografico con RCA Records, che magari così su due piedi non vi dice nulla, ma ho scoperto che è un braccio di Sony. Purtroppo non so dirvi quando l'ha firmato perché non ho trovato informazioni. Ad agosto viene arrestato dalla polizia per possesso d'arma da fuoco, ma tuttavia più tardi verrà rilasciato. L'8 ottobre droppa finalmente il remix di Who Won't Smoke e questa volta sul beat insieme a Nardo troviamo Lil Durk, 21 Savage e GR. Anche in questo caso uscirà un video su YouTube girato da Cole Bennett, ad oggi ha più di 60 milioni di view, mentre su Spotify siamo sulle 45. Insomma, con questo singolo Nardo Wick diventa a tutti gli effetti il rapper del momento, anche perché viene certificato disco di platino, il suo primo. Un paio di mesi più tardi ecco anche Who Is Nardo Wick, l'album di debutto del rapper. Nella prima settimana porta a casa il 20° posto sulla chart di Billboard, vendendo anche 29.000 copie. Niente male per un ragazzo al suo esordio. Il progetto è formato da 18 brani e all'interno ci sono diversi featuring. Per citarne qualcuno, Lil Durk, G Herbo, 21 Savage, Big 30, Lil Baby e Future. Proprio questi ultimi due li troviamo insieme nel singolo Me or Sam, primo estratto dall'album. A me il progetto è piaciuto davvero parecchio, mette in mostra tutto il suo repertorio e, come dicevo anche nell'intro, è molto
ispirato secondo me al sound trap. Il difetto più grande che ho individuato è che è un po' ripetitivo, sono 18 bangers per la durata di 50 minuti e magari dopo un po' può stufare, visto che poi il suo stile non è nemmeno così vario. Nonostante questo è stato bravo nel fare canzoni tutte più o meno di 2 minuti, 2 minuti e mezzo, in modo tale da non rendere tutto troppo pesante. Di questo però ne è consapevole anche lui, che proprio in un'intervista con Complex ha confessato che in futuro gli piacerebbe riuscire a variare un po' di più, in modo tale anche da essere più completo come artista. Ricordiamo che ha soli 19 anni, quindi il tempo è assolutamente dalla sua parte. Ora, bene o male abbiamo parlato di un po' tutta la sua vita e del suo percorso musicale, avendo incominciato da poco ed essendo molto giovane non è che poi ci fosse così tanto da dire. Ora mi concentrerei su un paio di curiosità che magari possono completare un po' di più le informazioni su di lui. Nardo né fuma né beve, e anche questo l'ha detto lui in un'intervista, dice di aver bisogno di essere concentrato al 100% e oltretutto facendo così risparmia un sacco di soldi che magari altri rapper spendono, e anche davvero tanti, in erba, alcol, bottiglie, privé e tutto il resto. I smoked in like second grade, I smoked when I was like 6, I smoked before plenty time when I was younger though. But then when I got older, I was like, ain't no point of doing this shit. And then like when niggas be high, like that shit like alter your mind. Like I like I gotta be 100% here, 100% focused. A proposito di questo, ha dei diamanti incastonati nei denti dal valore di $30,000. Niente male per un ragazzo di 19 anni. Per oggi è tutto, anche perché siamo arrivati praticamente al presente, in quanto anche il suo album è uscito al massimo un mese fa, insomma qualche settimana. Voi cosa ne pensate di lui? Era un artista che conoscevate già? Con quale canzone l'avete scoperto? Il suo ultimo album l'avete ascoltato? Cosa ne pensate? Scrivetemi tutto questo qui sotto nei commenti. Vi faccio anche un piccolo spoilerino: sto incominciando a preparare i video di fine anno e quindi top 10 album americani, volevo fare anche i top 5 italiani e, se riesco, di questo però non sono sicuro, anche un top 5 top 10 rapper americani del 2021, ovvero chi ha spaccato di più. Man mano che ci avviciniamo a fine anno inizierà ad uscire tutto piano piano, quindi state tranquilli che i video arrivano. Se questo invece vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già invece attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico. Qui sotto in descrizione trovate anche tutti i miei social e tutte le mie playlist sul rap americano, rap italiano. Vi consiglio di seguirmi un po' ovunque, su Facebook, Instagram, ma anche su Spotify. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.